vostra usanza di rinchiudervi in stanza. Ebbene, ma io stavo qui mettendo. Via, mettendo. Gertrude, era me con la Susanna che in sua camera è andata. Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. No, quello che Piero gli scrisse. Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta. Io non intesi niente. Convien che abbiate i gran pensieri in mente. Di che? Lave qualcuno! Chi volete che sia? Poi lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto. Ah sì, Susanna, appunto. Che passò, mi diceste, alla sua stanza. Alla sua stanza? Vengo a vedere! Susanna, e donde viene che siete si turbata? Per la mia cameriera. Io non so nulla, ma turbata senz'altro. Questa sera, più che un turbamento, a voi stesso! È vero, e lo vedrete adesso! Susanna, vi assordite! Sortite così voi! Andavo io a salire! Sortite da la tua! Sortite da la tua! E chi mi ha la parte chi sarà? È vero, io sbaglio.
Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, ma attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò. Che imprudenza! Voi la condiscendenza di venir meco a prete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo. Andiamo. Susanna, stava qui finché torniamo.